Ciao ragazzi, benvenuti su Avventure di Pesca. Allora, quest'oggi cercherò di costruire un panchetto porta utensili, banco di lavoro per la costruzione delle mosche. Visto che ultimamente gli attrezzi aumentano, è un casino, non sai mai dove metterli, allora mi è avanzata della legna, ho fatto dei lavori e ci proveremo a costruire qualche cosa di comodo. Ecco ragazzi, mi sono messo la telecamera in testa che almeno ci facciamo un'idea più chiara. Allora, qui abbiamo tutti gli attrezzi che dovrò disporre sul mio pannello di lavoro. Sto costruendo a caso, vado così a. Non c'è disegno né niente, vedremo di trovare qualche cosa. Allora, l'idea è di fare un portautensili qua davanti. Qui praticamente nell'angolo dovrò inserire anche la luce, fin qua ci siamo, e per il morsetto magari lo incastro, farò un foro che lo posso morsettare, che se questo qua è il tavolo sotto della mia scrivania, può praticamente il legno sporge un po' di più, almeno quando si taglia che si sporca non va per terra la roba, e tutte le volte ho questo problema che mi cade sempre giù, peli, tutto per terra. Adesso io comincerei col tagliare diritto questo legno. Dopo mi è avanzato nei lavori che ho fatto questo qua, che può essere interessante, questo legno qui, che magari lo metteremo lì davanti, ci faremo dei fori. Adesso vedremo un po' come organizzare. E l'idea è che una volta che finisci costruire le mosche, prendi il tuo pannello, lo tiri via, lo sposti e lo metti via, e ti rimane la scrivania libera davanti al computer. E niente, perché fare un tavolo apposta solo per la costruzione delle mosche mi sembra un po' esagerato. Praticamente qualcosa di rimovibile, in un attimo lo metti lì e sei a posto. Adesso cominceremo col tagliare diritto questo legno e magari smerigliarlo un po' e ci aggiorneremo. A tra poco. Ecco ragazzi, il primo step l'abbiamo concluso. Allora, tagliato il legno su misura praticamente, che mi passa sotto la scrivania, lo metto via. Dopo, primo pezzo che farà da porta utensili, adesso vedremo, tagliato giusto. Adesso si tratta di, ho pensato di fare in maniera di inserire la nostra pila qui da parte, nell'angolo non ci dà fastidio, la pressione che poi si rimuove, e dovrò fare il foro per il morsetto che, come ho detto prima, visto che il mio non ho l'appoggio, lo farò più o meno in questa posizione qua, in maniera che posso stare più in fuori dal mio banco di lavoro della scrivania. Bene, adesso procederò all'inizio col foro della pila e vedo se riesco a fare qualcosa col morsetto. Più o meno l'idea è questa: sul morsetto, almeno posso stare sul mio banco quando lavoro. La nostra pila l'abbiamo fissata, abbiamo fatto un buco, l'abbiamo inserita. Questo qua andrà ancora fissato, chiaramente. Adesso qui magari ci metteremo i vari utensili, ho pensato bene in ordine, man mano mi vengono le idee. Faremo magari dei fori o qualche cosa, adesso vediamo. Quello che riguarda i fili da montaggio, preferisco tenerli, ecco qua un esempio che qua c'è un cassetto, c'è il mio cassetto, sono tutti perfettamente in ordine, avere lì 50.000 fili non mi interessa. Magari qui da parte metteremo le colle, i dubbing, quello che ci serve, le colle da dubbing. Cominceremo adesso a mettere i nostri attrezzi. Piano piano prende forma. O no, che ne dite? Un morsettino, eh? Perfetto. Tac. Ecco, ho fatto il fuori col trapano. Purtroppo non c'ho lo svasatore, ma più o meno ci siamo. Allora, adesso vi faccio vedere. Vedete? Ho fatto tutti i fuori. Tac.
Tac e te, per inserire tutti i nostri attrezzi bene in ordine, li mettiamo tutti lì. Dopo la pila ci siamo, dopo ci si tratterà di fissare questo, tra un paio di viti da sotto, adesso vedremo. E questo qua, che praticamente c'ho dentro le colle, le cere, le pinzette, lo metterei qua, visto che da questo lato c'è il computer, c'è il vetro del computer, lo appoggio là. E intanto un lato comunque che non ho bisogno che sia libero. Da questa parte ci studieremo, ma penso che rimarrà così, non vedo cosa altre modifiche da fare. Questo qua trovato del velcro, magari ci metto un po' di velcro sotto, che almeno se lo devo staccare per pulirlo, perché magari ci vento porcheria, posso tirarlo via. E niente. Adesso assemblerò il tutto e quando ho finito vi farò vedere un po' cosa salta fuori e anche nei prossimi video di costruzione vedremo come funziona. Che ne dite, ragazzi? Boh, quattro viti, adesso mettiamo assieme la cosa. Avete visto la mia officina? Che casino, eh? Giro panoramico del mio buco di lavoro e ormai ci si arrangia come si può. Allora, inseriamo tutte queste viti da sotto e finiamo un po' il lavoro qui e dopo vi faccio vedere un po' il risultato, che cosa salta fuori. Ma è peccato che non c'è lo svasatore e ormai miracoli non si possono fare, me lo faccio poi prestare da mio fratello, il mio l'ho perso. Bene, fatemi lavorare, che è meglio. Abbiamo detto che era centimetri. Ribaltato. Allora, ecco, lavoro ultimato. Adesso ve lo faccio vedere il mio panchetto di costruzione. Allora, spero che si vede bene. Morsetto. Fissato il legno da sotto con le viti, che almeno non scappa più. Ho inserito tutti i miei utensili, almeno ce li ho portati di mano, belli comodi. Alla fine ho messo questo qui, che è il mio contenitore con dentro le mie cose. Ci ho messo sotto il velcro, che se devo rimuoverlo qualche cosa posso rimuoverlo. La sua pila e sono contento, non vedo l'ora di provarlo. Che ne dite, ragazzi? Non è male, eh? Adesso non dico di copiarlo, ma in qualche spunto magari potrà essere utile per crearvi il vostro, magari un legno con dentro i vostri utensili. Comunque a me mi serviva qualche cosa per avere gli utensili a portata di mano. Vedete, belli comodi, li prendi fuori una volta e sei a posto, non sei sempre in giro a cercarli, perdi un casino di tempo. Dopo la mia idea era di, boh, la luce, chiaramente non sapevo mai come fissarla, era lontana, era vicina, ma non lì ferma. E il morsetto, che vedete che in questa maniera mi sta sopra il banco. Quando si tagliano i peli così, se no se, i morsetti qua sono fissati davanti, se
ti vanno sempre per terra, almeno metti sotto un piccolo contenitore, quando tagli, e il tuo posto di lavoro rimane pulito. Spero che questa idea vi è piaciuta. E niente, non vedo l'ora di provarlo. Adesso andremo a costruire un po' di mosche, lo porterò su un ufficio e speriamo che funziona. Bene ragazzi, questo video allora lo concludiamo qua. Vi saluto dalla mia officina incasinata con la mia ultima creazione. Adesso andiamo a provarla, magari nel prossimo video di costruzione vedrete già la nuova postazione. Allora, che dirvi? Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, vi ricordo che non tratto solo di pesca mosca, io, tutte le pesche, soprattutto lo spinning, mi piacciono anche tanto. E iscrivetevi al canale se vi fa piacere, cliccate la campanellina per rimanere un po' aggiornati, commentate, ditemi un po' cosa ne pensate di questo struso, di questa invenzione. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! E come sempre, carne piegate, grandi pescate. Ciao!